FIFA Women's World Cup. Ottavi di finale. Risultati e partite. Di scena oggi il grande calcio internazionale con questa sfida che dovrebbe essere garanzia di gol e spettacolo. Qui è Piero Gepardo, pronto come sempre a raccontarvi le emozioni del match assieme a Stefano Nava. Buongiorno messieurs, un saluto a tutti gli amici anche all'ascolto. Allacciatevi le cinture e tuffatevi insieme a noi in questo match da non perdere. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione con cui si schierano in campo quest'oggi. L'allenatore ha scelto di schierare una sola punta di ruolo supportata da due esterni di spinta sulle fasce. 4-5-1 d'attacco, in grado di garantire anche una certa copertura in mezzo al campo in fase di non possesso. Calcio femminile che ha fatto passi in avanti molto significativi in questi ultimi anni, conquistando una visibilità certamente maggiore. Mondiali ed europei, ma non solo, vengono trasmessi regolarmente dalle principali reti nazionali, riscontrando un notevole gradimento e facendo registrare ascolti di tutto rispetto. Questo è l'11 della squadra ospite. L'allenatore ha scelto una sola punta di ruolo, però ci sono i due esterni offensivi sulle fasce. Modulo speculare a quello adottato dalla squadra avversaria. Vedremo chi sarà più bravo a sfruttarne pregi e difetti. C'è il fischio dell'arbitro, comincia dunque l'incontro. Esce e recupera il pallone. Vediamo se crossa. Crossa verso il centro. Non ha inquadrato il bersaglio per un niente. Beh, questa era un'occasione da sfruttare. Non ci sono altre parole. Ha provato a piazzarla, sì, ma forse avrebbe fatto meglio a calciare di potenza. Primo tempo di questa sfida che si è chiusa a reti inviolate. Ci aspettavamo qualcosa di più, Stefano, vero? Eh sì, ma per essere un amichevole finora ha deluso un po' le attese. Speravamo di vedere qualche gol. E invece abbiamo assistito a una partita molto tattica. L'augurio è che le cose possano cambiare nella ripresa. Primo tempo che ha deluso e non poco. Zero gol e poche occasioni. Forze fresche in campo dunque, da una parte e dall'altra. Sembra quasi che i due tecnici si stessero studiando. Ricorrono al tiki-taka, scambi stretti e veloci per far uscire i difensori. Occhio al tiro! Portiere che risponde qui senza grossi problemi. Cross da rivedere, palla larga sul fondo. Finiscono i 90 minuti con risultato di parità. C'è stanchezza, è ovvio, ma è fondamentale adesso mettere in campo tutte le energie e cominciare i supplementari. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. E c'è la conclusione. Hanno dovuto penare più del previsto, ma hanno trovato il gol del vantaggio. Stavano comunque già dominando. Vantaggio strameritato. Occhio, ora la reazione avversaria. Non possono più nascondersi se vogliono arrivare al pari.
un gol che può probabilmente decidere la gara. Sì, credo proprio che non si andrà ai calci di rigore a questo punto. Ecco il triplice fischio che mette fine al match. È una sconfitta che brucia, anche se è un'amichevole, ma insomma bisogna costruire una mentalità vincente, Stefano. Pierluigi, perdere non fa mai piacere, nemmeno in un'amichevole. Amichevole internazionale davvero di lusso tra due squadre da sempre grandi rivali che hanno scritto pagine importanti della loro storia e di quella di questo sport ogni volta che si sono trovate di fronte. Non può essere una partita come le altre, eh? No. Anche se in palio non ci sono punti o trofei, c'è comunque la voglia di portare a casa la vittoria, di dimostrare di essere i più forti. Ecco la formazione iniziale. Partono con un 4-4-2 equilibrato. Evidentemente non vogliono correre troppi rischi, almeno inizialmente. La nazionale di calcio femminile del Canada vanta fra gli altri due successi nella CONCACAF Women's Championship nel 1998 e nel 2010, poi la medaglia d'oro ai Panamericani del 2011, il bronzo olimpico a Londra 2012. L'esordio assoluto in campo internazionale risale al 7 luglio 1986 nella sfida persa 2-0 contro gli Stati Uniti. Questo è l'11 titolare del Canada per il match di oggi. Scelgono di affidarsi a un 4-4-2 equilibrato con il centrocampo in linea e con le due punte là davanti. Sì, è lo stesso modulo, è vero, adottato dalla squadra avversaria. Evidentemente nessuno dei due tecnici vuole correre rischi, almeno inizialmente. Becky, Sinclair, Chapman, la mette in mezzo. Ha provato la botta al volo, questo poteva essere davvero il gol dell'anno. Buona la coordinazione, ha impattato bene la palla, ne è uscita fuori una conclusione, beh, solo leggermente imprecisa. Pallone interessante. Il tocco dentro. E c'è la parata, senza difficoltà per il portiere. Occhio a questo lancio. Offside che ci sta tutto. Doveva temporeggiare invece di puntare subito verso la porta. Occhio al cross verso il primo palo. Respinge di pugno. Ha spazio per il cross. La mette in mezzo. Hanno trovato il gol del vantaggio. Vedremo come cambierà il match.
Da vedere se proveranno a spingere per farne un altro o se magari si affideranno a difesa e contropiede per sfruttare eventuali spazi. Hanno finalizzato alla grande, una splendida manovra, approfittando anche dell'atteggiamento imbarazzante della difesa avversaria. Ha sfruttato nel migliore dei modi questo cross dalla sinistra e non ha dato scampo al portiere. Da sottolineare l'assist qui, che spettacolo, davvero pregevole. Davvero bella questa rete di testa realizzata liberandosi della marcatura avversaria. Ottimo senso della posizione, Pierre. Perde la palla sul contrasto. Prova la botta. Si chiude il primo tempo. Squadre che tornano negli spogliatoi. 1-0 alla fine della prima frazione. Non si è visto un bello spettacolo. Bisogna essere onesti in questa prima frazione. Pochi tiri, poche azioni. Per ora davvero una partita deludente. È tutto pronto. Comincia il secondo tempo. La mette in mezzo. Ha sprecato malamente questa occasione. Ha avuto troppa fretta di farne un altro. Posizione buona per il cross. A caccia del gol del pari. Hanno trovato il gol del pari, i loro sforzi sono stati assolutamente ripagati. Tutto da rifare dunque, si riparte come se si fosse ancora sullo 0-0. Certo è che ora potranno sfruttare l'inerzia del match al loro vantaggio. Possiamo apprezzare meglio il gol visto anche da un'altra prospettiva. Pallone interessante. Può essere il gol partita. Ha calciato in maniera completamente scoordinata. Pallone che si è spento abbondantemente sul fondo. Nessun problema qui per il portiere. Era facile colpirla al volo e far gol da lì. E al 90° dunque, le squadre sono in parità. Si parte con il primo tempo supplementare, ovviamente con lo spettro dei rigori. C'è il fischio, ci sarà adesso il secondo tempo supplementare. Schmidt. Perdono palla. Gran palla in mezzo. Palla dentro, occhio. Prova a calciare. Hanno sprecato una buona opportunità. Si rimane dunque in parità. Scott. Può avanzare a spazio. Possono ipotecare la vittoria. E c'è il gol del Canada. E adesso sono in controllo. Tutto sembrava pronto per i rigori. È vero, sembravamo destinati a questa conclusione. La regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione. Ecco il fischio dell'arbitro. Vittoria per il Canada. È una vittoria convincente per loro, quella di oggi. Sì. Anche se era solo un amichevole, hanno dimostrato il loro valore, Pierluigi.
Ottavi di finale. Risultati delle partite.